Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Stavo andando verso Devil Rock quando purtroppo entrando in uno degli eventi generici mi è capitato questa sventura, cioè che il nostro combattente Justice è incapacitato da un evento. Allora ho detto, vabbè, tanto dobbiamo passare per questo porto prima di arrivare a Devil Rock. Il problema è che questo porto. C'è un porto. Ah, sotto c'è un porto. Ok. Questo porto ha la peste. Per cui. Non lo so. Non mi sono mai arrischiato a provare l'evento di entrare in un porto che ha la peste. Ma non vorrei provare adesso proprio prima di Davy Rock. Perché mi sa che rischio di incapacitarmi più di quello che mi vado a liberare. Per fortuna c'era uno qua sotto che non avevo preso in considerazione prima. Abbiamo trovato un po' di soldi e un po' di pesce, però alla fine era più un problema che altro. Sistemo tutto e ci vediamo a Devil Rock. Ci siamo ragazzi, in arrivo a Devil Rock. Ok, dobbiamo di nuovo ripulire tutto, che barba. Ok, sono tre tizi più un kraken. Possiamo farcela, due. E poi uno e uno. Cioè il tizio e il kraken. Ce n'è qualcuno vicino. Allora, facciamoci prima i due lontani. Ci teniamo quell'altro con via di fuga. Non so se c'è una fuga su a nord. Sì, ma che vada a fare. Ah no. No, non c'è un'uscita nord. Dobbiamo farci questo e scappare di là. Non ce la faccio. Cioè, probabilmente non ce la si fa. Proviamo, insomma, vedremo un po'. Io vi aggiorno tra poco, per ora metto in pausa. Ok, eccoci, stiamo tornando per affrontare gli ultimi due. Questi vorrei farli in camera, però farò ogni tanto anche con combattimento, dai. Però sono un po' noiosi a un certo punto, diventano noiosi e non sono così eccezionali. Abbiamo perso 10 di felicità, ma adesso se picchiamo questi probabilmente ci danno. Allora, prendiamoli il più lontano. No, di qua dobbiamo prendere, proprio dobbiamo scappare sotto. Quindi qua. Ok. In realtà dai due combattimenti non abbiamo preso tanti danni, se non il fatto che io e il capitano sono stato incapacitato in una DS, per cui quello è stato un po' problematico, ma attenti, ce la siamo cavata abbastanza bene. Nella seconda anche abbiamo preso pochissimo danno e nessun problema serio, diciamo. È stata un po' scomoda, ma ce la siamo cavata. Ho capito di recente casse. E quindi. E ho le cuffie collegate alle casse. E non mi suona del tutto bene. E non so. Non so perché. Sento troppo forte alcune cose che non dovrei. Non pensavo di sentire forte. Boh. Allora, io li tengo tutti separati così. In modo che sia i fulmini che la malattia non ci intacchi troppo. Ah, ci abbiamo tutti messi male, però quindi già i fron ci daranno dei guai. Allora, andate su questo, voi andate su quest'altro, che tanto attacca la malattia a tutti adesso questo. No, allora tu fai che tu te ne vai via, e niente. Hanno preso la malattia anche gli Alifron, per cui ce l'hanno fatta, è andata, sì. E ha preso pochissimo danno, le malattie, i problemi. Quelle sono cose che vanno, quindi non è un problema. Ok, 52, ottimo, mi ha fatto bene investire in pesce prima. Allora, facciamo che scappare se possibile, ma mi sa che niente, no, appare da là sopra, non riusciamo a farcela, mi sa, eh. No, forse. Ce la facciamo, vabbè, non è il caso, non abbiamo preso danno. Ce
Cioè, avremo forse l'1% di danno, andarsene non aveva del tutto, cioè non aveva così tanto senso. Allora, tu vai qua. Tu vai a questo. E sì. Sì, non so se serve il tizio che comanda là, ma. Allora, pausa e gli scaraventiamo tutto quanto. Vi faccio vedere la strategia che ho avuto. Ok. Vedete, così li toglie parecchio. Adesso il problema è che essendo là riuscirò a sparare solo con questi. Però è sufficiente per farlo andare via. Adesso è tornato, ma strano perché il genere non torna così istintivamente. No, pensavo che questo lo fosse stato preso, ma invece sì. Tutti a posto? Abbiamo qualche sezione danneggiata? No, non più di tanto. Oh, adesso ci sputa gli alifroni addosso, mi sa. Ah no, ci sputa l'inchiostro. Che impedisce di fare le azioni, però tanto qua sono già tutti pronti, per cui è stata un'azione completamente sprecata. Ecco, questo fa un danno inverosimile, ma non si può fare nulla. Cioè, quando lo fa, niente, è andata. Sai che devi prendere del danno alla barca. Adesso ci sputa gli alifron. Allora, facciamo che tu vai qua e abbiamo qualche bravo, qualcuno bravo a combattere. Quello là sopra, in realtà, quello bravo a combattere. Allora, uno. L'importante è avere sempre qualcuno che possa. Qua mi sa che non sparerà nessuno. Ah, invece sì. Ce l'abbiamo fatta, buono. Allora, tuttora qua sotto. Tieniti però pronto a spostarti in caso ci fosse necessità. Tu, no, ricarica per ora. Poi se hai tempo. Dopo ci pensiamo. Niente, abbiamo tutto scarico. Allora, vai a ripigliarti. Buono. Ah, ok, abbiamo tutto carico. E lui ha messo abbastanza malino. Ok. Meno di metà vita. Ce la facciamo, ce la facciamo. Meno che non si metta a fare troppi scherzi. Adesso ci spara gli inchiostri. Ma abbiamo tutto carico tranne quello. Perché non è troppo grave. Ci infilza. Danno che non possiamo evitare. Ecco, vedete, toglie bo un buon 10% almeno alla. No, vabbè, dobbiamo di nuovo tutto carico. Come potete vedere, per cui scarichiamo di tutto quanto. Spero che non dovrebbe essere quando si inabissano, infatti. Ok, ah, adesso ci viene incontro di testata, mi sa. Ah no, ci spara e non abbiamo nulla, mi sa. No, infatti era quando si inabissava. Ho sprecato dei colpi, forse non è un problema perché tanto. Ok, siamo di nuovo operativi. Adesso sì che si alza, non lo tiriamo giù ma lo portiamo a poca vita. Ok, ancora due tiri full così e siamo a posto. Adesso ci schiaccia, puff. Ma non è troppo grave, ci ha fatto un bel po' di danno alla nave, effettivamente no, quindi sì, è un po' grave. Allora, tu preparati ad andare lassù e anche tu. Niente, me l'ha sparato in faccia all'altro, non volevo. Ok, quello è forse l'unico che riesce ad attaccare prima che. Tocchi a lui. No, no, i tentacolini no. Allora, tu qua. Tu qua. Tu qua, tu qua. Tu qua. La combinazione è sempre la stessa, per cui devo preparare le persone già prima. Ok. Allora, uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. 7, 8, ce ne sono sempre almeno 8 o 9 infilzati, ecco sono 9 infatti.
Ok, perfetto. Allora, tu vai qua, tu vai tu a occuparti delle robe rotte. Tu occupati di questo, intanto che... Cavolo, non abbiamo nessuno là pronto a sparare, sa. Ok, no, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Ottimo, ottimo ragazzi, ottimissimo. Abbiamo preso parecchi danni, più di quanto pensassi, però... Non male. Non male, non male. Più 20, ottimo. Top. Ok, la prossima volta che andremo verso l'isola, loro assalteranno. Però in questo momento io voglio tornare giù sotto a curarmi perché si è messi un po' malino. Per non dire male. Allora, andiamo giù di qua, che tanto il porto è subito qua attaccato. Fortuna che siamo pieni di pesce, per cui non dovremmo avere problemi. Potremmo comprarne un po', ma vabbè, non è neanche urgente. Allora, ripariamo. Inizio, non penso che ci sia nessuno incapacitato. No, l'avevamo sistemato prima. Andiamo allora, pronti di nuovo andare là e riprenderci Devil Rock con gli altri capitani che abbiamo assoldato a Land's Fall. Allora, qua. Ok, allora, sono tutti in posizione. Cioè, parte vorrebbe che tu li guidassi in battaglia, ma non vinceresti con un'azione diretta. Bisogna fare del sotterfugio per poter sopravvivere. Guardi le navi che attirano l'attenzione dei culto delle flotte del culto difensi che si sono in difesa e ti dirigi invece dentro nel porto di Devil Rock. Rimangono solo pochi cultisti a difendere il porto, alcuni poi fucilati lo tirano giù. Corri verso un gruppo di schiavi e li liberi. E si ribellano verso i loro precedenti padroni. Non era semplicemente una cosa interessata, perché sarebbe una distrazione importante. Fai guardi nervosamente l'azione navale mentre raccogli scatole e scatole con il minerale. I cultisti che tornano dalle miniere sono accolti dagli schiavi e quindi riesci a fare tutto. La battaglia nel mare non sta andando bene. La flottiglia sta facendo un disperato ultimo assalto. E una nave del culto torna indietro verso Devil Rock. Riempi l'ultima cassa e passi per una piazza piena di sangue. Non hai dubbi che il culto li abbia usati per giustiziare delle persone. C'è un corpo inchiodato a un muro che ti sembra familiare. È Balen. La disperazione ti assale, ma sai che questa punizione poteva essere solo per i peggiori offensori, quindi Balen deve aver agitato per bene e la popolazione aver resistito fino all'ultimo della sua vita. Ti ispira di fare lo stesso nel suo onore. Sul ponte cominci le preparazioni per andartene. L'isola è stata ripresa dai cultisti, ma non... No, l'isola... Ok, l'isola è stata ripresa, ma la flotta cultista che è vincitrice, sta ritornando e assiederà la ribellione. Ora la tua nave piena si allontana lentamente mentre manovri fuori dal porto. E la prima nave di ritorno ti è quasi addosso. Niente, probabilmente ci è addosso, effettivamente facciamo combattimento. Allora, tiriamo giù. Non ha... Sì, ha due... Come
Come si chiamano i tizi qua? Due Halifron. Pronti? No, puntiamo ad affondare il prima possibile. Non so che tipo di armi abbiano loro, ma per ora ce la stiamo cavando mediamente bene. Stanno prendendo acqua, sono a metà dello scafo, hanno il ponte praticamente inutilizzabile. Si stava qua. No, perché tu sei rimasto qua a far nulla? Spara su questi. Adesso che arriva l'Alifron ti prendiamo in considerazione. Allora, uno sale qua sopra, l'ho visto. L'altro è qua, quindi faccio scendere lo spadaccino. Ok, tu ripara questi danni allo scafo. Please. No, i buchi. Ok, là. Sono andati. Buono, buono. E ha preso pochissimo danno. Speriamo di doverne affrontare un altro. Beh, che possibile, stiamo scappando, cioè questi ci hanno fermato. Ok, non abbiamo tempo per attardarci, quindi non saccheggiamo nulla e ce ne andiamo via. Per fortuna i cultisti sono più interessati a fermare la ribellione degli schiavi. Molte persone oggi sono morte per te, ma il sangue sulle tue mani non è niente paragonato a quello che dovrebbe succedere se tu fallissi. Il padre divorerà tutto il mondo, di sicuro. Sei abbastanza preparato a usare la Devil Rock che ti senti confidente che quello che hai potrebbe obliterarlo. Devi giusto arrivare là. Ok. Ok, per cui prossima storia dobbiamo arrivare di nuovo. Dov'è che era? Lassù. Lassù in cima. E qua in mezzo c'è quella che è piena di Kraken. Quindi potrebbe essere una roba mediamente complicata. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.